Buonasera, e cominciamo in tempo perché poi il professor Zuccari deve prendere un aereo e quindi dovrà andare via immediatamente dopo la conferenza. Nel mese di maggio, avete visto, abbiamo messo tre incontri di natura diversa, quello di oggi, quello che faremo martedì 17, non di giovedì, per ricordare Stella Rudolph, perché abbiamo proprio scelto l'anniversario della scomparsa con Liliana Barroero e Simonetta Prosperi Valenti, e poi il 26 ci sarà Massimo Ferretti che presenta il libro sulla collezione Chiaromonte Borgonaro. E oggi sono molto felice che sia da noi appunto il Alessandro Zuccari. Alessandro Zuccari, lo sapete tutti, insegna a Roma su quella che è, diciamo, la cattedra numero uno di storia dell'arte in Italia, quella che è stata di Adolfo Venturi, di Pietro Toesca, di Giulio Carlo Argan, di Maurizio Calvesi, che è stato il maestro di Alessandro. Alessandro dirige anche appunto la rivista fondata da Argan, Storia dell'Arte, sulla quale appunto molti di noi hanno avuto l'onore di scrivere. Non sto a dire le numerose accademie di cui fa parte Alessandro, da quella dei Lincei fino a un'accademia austriaca in cui entrerai domani, vero? Ecco, ma vorrei soprattutto ricordare a tutti voi gli studi di Alessandro. Sono studi naturalmente soprattutto su Roma, e su Roma dal 400, pensate, le cose molto belle fatte sull'Angelico che poi sono confluite nella mostra tra 2008 e 2009. E poi diciamo, due articoli fondamentali che lui scrisse, mi pare all'inizio degli anni '80, su storia dell'arte, sugli oratoriani e appunto anche la committenza artistica, due articoli che hanno veramente anche aperto una strada, un nuovo modo di pensare anche gli studi sulla fine del Cinquecento a Roma, appunto in questo intreccio fra storia dell'arte, aspetti figurativi, aspetti religiosi, liturgici, culturali, quindi veramente molto importanti. E poi tanti, tantissimi interventi appunto sulla cultura caravaggesca, che hanno visto curatele di mostre importanti, volumi importanti di cui Alessandro è stato autore o curatore, e quindi veramente con una mappatura direi veramente molto molto importante della cultura caravaggesca romana, studi fra l'altro, come dire, anche portati avanti in alcuni casi da alcuni suoi allievi molto bravi, perché in questo momento ci sono sia nei musei che diciamo nelle soprintendenze, ma anche all'università, allievi molto bravi di Alessandro, come appunto Gandolfi, Iuri Primarosa e tanti altri. Quindi anche una scuola che, devo dire, io vengo, come sapevo, da un'altra scuola, e però che è stata veramente in grado di rinnovarsi, di arricchirsi, e oggi veramente Roma, grazie ad Alessandro e agli altri colleghi che sono insieme a lui, è veramente un posto importante per la storia dell'arte in Italia. Quindi mi fa veramente particolarmente piacere che oggi Alessandro sia qui con noi a parlarci appunto di nascita ed evoluzione della pittura caravaggesca, e lo ringrazio. Sono io che ti ringrazio per la stima, per le parole che ora hai rivolto in questo momento di confronto. Vorrei dire, la scelta del tema è dovuta al fatto che mi sono interessato della pittura caravaggesca, ma anche perché ritengo che certi argomenti molto studiati meritino, a un certo punto, a una certa fase, di essere rivisti e sistematizzati. E indubbiamente tutti sanno che il merito della riscoperta del caravaggismo, non solo del Caravaggio, è di Roberto Longhi, con gli studi sin dal secondo decennio del Novecento. Studi su cui poi si sono innestate tante ricerche successive. Alcune ipotesi però, formulate pionieristicamente, hanno avuto bisogno di revisioni. E quindi fare un po' il punto di una messe di informazioni, di scoperte, perché quanti quadri sono emersi e quanti
con i restauri hanno mostrato un nuovo volto, quindi hanno permesso di capire tante cose. Sono emerse date, sono emerse incroci anche di rapporti con i committenti. E dunque io propongo quantomeno alcune riflessioni. Non ho la pretesa di definire come debba essere letto il caravaggismo oggi, ma ho avuto modo di comprendere, anche quando curai i due volumi sui caravaggeschi, di capire che c'è tanto ancora da indagare e tante scoperte nuove che possono spostare molte cose. Tutti sanno che, possiamo dire, l'atto di concezione del caravaggismo è l'esposizione dei due laterali della Cappella Contarelli nel luglio 1600. Quindi c'è una data d'inizio, potremmo dire la scintilla di partenza. Si vedono le immagini? Sì, ma questo si può fare. Ecco, lo fare tutto schermo. Perfetto, io non lo ho provato, ma non lo so. Vedi, così. Facendo così, ma vedi che. Ecco, no, ma sullo schermo dovrebbe essere. Ah, perfetto. Sì, così è più grande. Grazie. Esiste quindi il momento in cui la scintilla scocca, ma l'incendio verrà dopo. Anzi, a mio avviso, come cercherò di spiegare, la nascita della pittura caravaggesca avrà una lunga gestazione e che la categoria di caravaggismo non può essere applicata a tutti i pittori che hanno qualcosa di chiaroscuro, come si pensava, diciamo, fino all'inizio del Novecento. Su San Luigi dei Francesi c'è una cosa da sottolineare importante. La scelta, quando Bellori dice che Caravaggio cominciò a ingagliardire gli oscuri, 1599-600, fa un'osservazione stilistica. Ma come capiamo, ad esempio, dal commento che le rime di Marcio Milesi, questo giureconsulto amico di Caravaggio, la scelta stilistica corrisponde anche a un'opzione di carattere simbolico, in questo caso teologico, perché la luce che irrompe è la luce della grazia divina per diradare le tenebre, che sono tenebre del peccato, tenebre del male. Non a caso è l'apostolo che viene chiamato dall'ombra ai duri lacci avvolto, era l'apostolo, e il Cristo che risplende in guisa tale che a rimirarlo attrae gli occhi e le menti. Marcio Milesi coglie anche il significato, e non si può pensare al caravaggismo solo come un fenomeno stilistico, o quantomeno l'aspetto stilistico non può essere disgiunto, almeno per alcuni, dalla comprensione anche di un clima culturale che il Caravaggio suscita, o nel quale Caravaggio si inserisce anche un po', come dire, con la lancia in resta, mutando alcune cose. I primi effetti si cominciano a vedere gradualmente. Giovanni Baglione è uno dei più avveduti osservatori, oltre che essere pittore, e comincia a orientarsi gradualmente verso una pittura più naturalistica, e il confronto tra i due dipinti dimostra, io sarò abbastanza sintetico, non descrivo tutte le date, tutti i luoghi, basta leggere lo evidenziato in rosso in modo che sia più semplice. Il San Giovanni Battista, che tra l'altro collezione privata russa, che è stato esposto almeno un paio di volte, mostra già un adombrare al naturalismo caravaggesco, ma soltanto nel 1601, dopo l'esposizione alla Cappella Contarelli, vediamo una ripresa, una suggestione
dalla pittura del Caravaggio, ancor più negli anni immediatamente successivi. Il termine di paragone, l'amore vincitore giustiniani oggi a Berlino, fu un'occasione di confronto tra i pittori. Giovanni Baglione, su commissione del cardinal Benedetto Giustiniani, realizzò un amor vincitore, un amor sacro che vince l'amor profano, oppure l'amore che vince la morte e il diavolo. Le letture possono essere diverse. Notiamo che in un impianto ancora manieristico c'è sia un'adesione al chiaroscuro caravaggesco, ma anche una flessione, un'inflessione più naturalistica. Orazio Gentileschi criticherà aspramente Baglione e il suo San Michele Arcangelo che sconfigge il diavolo è successivo. In questa competizione tra gli artisti, ed è un elemento molto importante, il Caravaggio fa da termine di paragone, è il paradigma su cui confrontarsi. In questo senso ho già toccato una questione. Cosa ha determinato il caravaggismo oltre all'attrazione della novità? La competizione dagli artisti, il collezionismo e il mercato. Vale a dire, a mio avviso, va considerata la diffusione del caravaggismo a partire da questi tre fenomeni, che tra l'altro erano quelli che determinavano poi la diffusione di una produzione artistica favorita non soltanto dagli aristocratici, perché ormai il ceto medio, per raggiungere uno status symbol, creava piccole collezioni o grandi collezioni a seconda dei mezzi a disposizione. L'unico vero conoscitore, da quello che a noi risulta, di come dipingesse Caravaggio è Orazio Gentileschi. Baglione imita Caravaggio impropriamente nel 1603, c'è questo celebre processo perché Caravaggio e altri amici, tra cui Gentileschi, scrivono dei sonetti infamanti contro Baglione, che denuncia per diffamazione, ed è tra l'altro un incartamento interessantissimo sulla mentalità del tempo e le questioni artistiche. Baglione, dopo il processo, smette di essere caravaggesco, per dirla in una parola. Il lento, tardo manierista Orazio Gentileschi, dall'amicizia con Caravaggio, arriva a un'assimilazione del naturalismo che darà un contributo importante, pur non diventando mai caravaggesco. Se noi vediamo queste due grandi e belle pale, ci accorgiamo che è un pittore che ha una formazione toscana molto solida, che guarda anche al classicismo, ma ha degli aspetti di naturalismo molto interessanti, in accordo col Caravaggio, perché ritrae col modello davanti, il cosiddetto modello dal naturale. Se voi osservate le figure di Dio Padre, e tra l'altro la figura di Dio Padre dell'Assunta di Torino e la figura invece nella Circoncisione di Vecchio, ci accorgiamo che è lo stesso personaggio e quindi evidentemente usava lo stesso modello. Ci sono i conti dal famoso processo, tra l'altro, della figlia Artemisia, il famoso processo per stupro, eccetera, eccetera, emerge che Orazio Gentileschi pagava i modelli per poterli ritrarre. Ecco allora un elemento di naturalismo caravaggesco anche nella pratica pittorica che rifluisce subito, pur non creando il caravaggismo che poi vedremo. Tra i primi a confrontarsi è Rubens, e tra l'altro questa straordinaria Adorazione dei pastori di Fermo mostra come nella miscela complessa di Rubens ci sia quella straordinaria
luce che viene dall'interno, che ha una forte impronta caravaggesca. L'altro che guarda Caravaggio senza diventare mai caravaggesco è Guido Reni in quegli anni. Quindi, mentre Caravaggio è sull'onda del successo, gli emergenti insospettabili guardano a lui senza però diventare caravaggeschi. La martirio di Santa Caterina di Albenga, infatti, ha un impianto fortemente classicista, ma degli elementi naturalistici, basta pensare all'Aguzzino, e poi non è necessario che io sottolinei quanto la crocifissione di San Pietro lo spiega bene Bellori, quanto per Guido Reni diventa un'occasione di confronto. È la grande ambizione di Reni, è un titanico confronto che però ha un esito felice. Reni non sarà davvero Reni senza quella esperienza particolare, quel passaggio nodale che avviene con la pala, oggi in Vaticano, ma realizzata per il cardinale Aldo Brandini nella chiesa di San Paolo alle Tre Fontane. Riguardo a Bologna, non c'è bisogno che spieghi qui quanto il caravaggismo abbia avuto poco esito. Eppure ci sono due cose interessanti. L'esperienza particolare di Leonello Spada, che è un caravaggesco sui generis, nel 1609 viene a Roma e poi nel 10 va a Malta. È a Malta soprattutto che diventa caravaggesco. Ma più nella composizione, nella scelta dei soggetti, non perché assimili profondamente l'impianto o la concezione mentale di Caravaggio. Una cosa molto interessante è che Domenichino ha avuto un passaggio, così, una fiammata. Abbiamo perduto l'originale, ma esiste una copia per cui l'illuminismo caravaggesco ha attratto il giovane Domenichino, e il quadro lo conosciamo da questa copia molto interessante che purtroppo non mostra la qualità che il Domenichino avrebbe avuto. È un quadro poco noto, ma che denota quanto il fascino del Caravaggio in quei primi anni sia stato notevolissimo. A mio avviso, posso dire solo una battuta, chi degli emiliani capisce meglio Caravaggio è Guercino. E basta vedere come abbia... Guercino ha una capacità di assimilazione straordinaria, ma indubbiamente dimostra una declinazione degli esiti caravaggeschi senza che sia pittura caravaggesca in senso stretto. Allora già distinguiamo, c'è un influsso vasto, variegato del Caravaggio che non può essere definito caravaggismo. I primi confronti riguardano pittori italiani e stranieri. Adam Elsheimer, forse addirittura all'inizio del Seicento e tra i primissimi, nei suoi quadri straordinari di piccole dimensioni, qui è sproporzionato, guarda sicuramente la Giuditta Costa, e con quel gusto nordico dell'illuminazione artificiale, ma riprende le suggestioni dal Caravaggio. Paolo Guidotti è un pittore non molto noto, ma molto interessante, perché Guidotti Borghese, perché aveva acquisito il nome della grande famiglia per il cardinale che era diventato suo protettore, ha un passaggio caravaggesco anche lui. Vediamo come il momento in cui Caravaggio da Roma passa a Napoli, la morte della Vergine, una delle ultimissime opere, segna anche una frattura. Il Caravaggio, fuggendo, libera il campo, ma non apre ancora lo spazio all'imitazione. Carlo Saraceni, che in realtà viene detto da Giulio Mancini come uno dei cinque veri seguaci del Caravaggio, sostituisce la pala. Tra l'altro vedete che la pala di Saraceni è più grande, forse la morte della Vergine è stata decurtata, non lo sappiamo. Tormentata esecuzione che dimostra come nel 9 e nel 10 il caravaggismo non sia ancora decollato. Orazio Borgianni è un caravaggesco o è un pittore
che si ispira al Caravaggio. In realtà ci si vede più il Greco, ci si vede più Tiziano, ci si vede la pittura spagnola, che non un vero e proprio caravaggismo. Giulio Mancini non lo annovera tra i seguaci, addirittura non lo cita. Eppure invece Orazio Borgianni ha avuto anche lui un ruolo per la diffusione del caravaggismo. Orazio Gentileschi l'ho citato, Artemisia Gentileschi viene considerata una pittrice caravaggesca e vediamo un po' le considerazioni rispetto alle date. Del 1610 è la Susanna e i Vecchioni, quindi nell'anno in cui Caravaggio muore. E tra l'altro possiamo dirlo ancora caravaggesco? Guardiamo il quadro, la Giuditta, in questo caso la versione di Capodimonte, è dopo il 10. Orazio Gentileschi conosceva il Caravaggio ed è, io sono convinto che è tra i pochissimi che è entrato nel suo studio. Giulio Mancini non sa come dipingeva il Caravaggio. Io penso, Vincenzo Giustiniani, secondo me, era entrato nello studio di Caravaggio, vedeva come era gelosissimo. Così come, ad esempio, noi non abbiamo disegni di Caravaggio, non perché non disegnasse, probabilmente li distruggeva, erano abbozzi. Quindi Artemisia si accosta, grazie al padre, al Caravaggio, proprio nel momento in cui il pittore esce di scena. I Carracci avevano costituito una scuola, il Caravaggio non voleva una scuola e non voleva l'imitazione. E anche qui la competizione con Baglione, che si era azzardato a scimmiottarlo, tanto che lui lo irride, anzi con una certa pesantezza. Perché citavo Borgianni? Vediamo il confronto tra due opere coeve, molto interessanti, due declinazioni diverse di un soggetto simile. La Sacra Famiglia, tutte e due tra l'altro a Palazzo Barberini, che ha quel tono drammatico, si vede l'esperienza spagnola di Borgianni alle spalle e si vede invece quel cromatismo veneto, quel senso sereno, delicato di Carlo Saraceni, che infatti Giulio Mancini dice in parte. Quindi dei cinque seguaci Carlo Saraceni sarebbe solo in parte caravaggesco. Tommaso Salini, uno dei tanti protagonisti, veniva considerato anche, entra in quel gioco anche di risse, di liti, lui parteggiava per Baglione. Sì, è vero, c'è una natura morta in basso, ma non tutta la natura morta, non tutto ciò che naturalismo richiama Caravaggio. E tra l'altro questo dipinto è non prima della metà degli anni 10, degli anni 10, così come Antiveduto Grammatica, che Caravaggio aveva frequentato in una bottega quando faceva il garzone e dipingeva due teste in un giorno e poi, come dicono le fonti, se ne andava a giocare. Antiveduto Grammatica può essere definito caravaggesco, lo vediamo soprattutto nel Sonatore di Tiorba, che è un quadro tagliato a metà. In realtà c'è una versione completa che è una copia, quindi è un quadro decurtato, il soggetto musicale, l'impostazione della figura, la luce, sono indubbiamente rivelatori di un'adesione più forte. È il passaggio tra il 10 al 12 che a mio avviso vede la nascita del caravaggismo. Gian Francesco Guerrieri è l'unico caravaggesco marchigiano, ma non può essere definito tale perché la sua è una pittura riformata, una miscela di elementi, perché contiene anche elementi del classicismo. La sua Maddalena Penitente è un capolavoro giovanile che risente di un influsso del Caravaggio, come Giuseppe Vermiglio
nell'incredulità di San Tommaso, che è del 12, mostra forse più di Guerrieri una sua vicinanza, quantomeno un riflesso della pittura caravaggesca. Marchigiani, dunque, toscani, piemontesi, sono saraceni e veneziano, via via comincia ad affermarsi questa imitazione con declinazioni diverse. Angelo Caroselli è romano e possiamo dire che questa figura di Davide, che è realizzata nella cappella dove Caravaggio aveva dipinto la Pietà oggi in Vaticano, non è un quadro caravaggesco in senso stretto, ma rivela come all'inizio degli anni 10 si va rafforzando il rapporto con la pittura caravaggesca, anche perché la scomparsa di Caravaggio ha lasciato libero il campo. Siamo arrivati quindi al momento cruciale. A mio avviso è proprio la scelta che compie con intelligenza Bartolomeo Manfredi, cosiddetto mantovano, in realtà è di Ostiano. Manfredi deve essere stato un pittore molto acuto e molto avveduto. Non sappiamo quasi nulla dei suoi inizi. Sappiamo però che Giulio Mancini gli aveva commissionato un Ecce Homo che manda a Siena, probabilmente identificato con quello oggi a Memphis. Il medico e intenditore senese faceva anche un po' il talent scout, certo non era il cardinal del Monte che aveva scoperto il Caravaggio, scopre Manfredi. Perché a Giulio Mancini piace Manfredi? Perché dà, come egli dice, un'interpretazione del caravaggismo più mitigata, più dolce, smussa, stempera, rende più accettabile, per certi versi, tra virgolette, mondanizza, cioè segue una moda. Giulio Mancini voleva comprare un quadro oggi perduto del Caravaggio, cioè Lo sdegno di Marte. Il cardinal del Monte, più potente e con maggiori mezzi, glielo soffia. Lui commissiona a Manfredi questo quadro straordinario che oggi è a Chicago e che è la prima interpretazione caravaggesca di un soggetto che probabilmente è diverso nel quadro originale, ma che mostra il talento di Manfredi. Giulio Mancini ci aveva visto giusto. Ma Manfredi, come vediamo dal dipinto oggi a Leonessa, volge anche al classicismo. Non si può dire che la pala di Leonessa sia una pala caravaggesca, anche se la forza plastica, la regia dell'illuminazione rimandano al caravaggismo. Ecco allora l'ideatore di quello che Sandrat, il curatore della collezione Giustiniani, definirà Manfrediana Methodus. A mio avviso, e non sono io certo a dirlo, ma confermo che il caravaggismo nasce come scelta ben precisa in accordo tra collezionisti, intenditori e pittori, e in particolare Manfredi ha un ruolo determinante. Ruolo determinante che si distingue da quello che avviene a Napoli. A Napoli il Caravaggio era arrivato prima e viene imitato prima che a Roma, paradossalmente, o meglio, c'è un'interpretazione del caravaggismo più radicale e meno lenta rispetto a quello che avviene a Roma. Tant'è vero che Battistello Caracciolo, di cui vediamo la celebre pala di Santa Maria della Stella, è molto più caravaggesca di quello che avviene prima, cioè precede di 4 anni Manfredi. Poi viene a Roma e lo vediamo, non a caso, per la collezione Borghese, il Davide e Golia, ma siamo nel 12,
paradossalmente il caravaggismo si afferma in modo spontaneo a Napoli prima che a Roma, anche se a Roma viene teorizzato e trova, come dire, il terreno più appropriato. Ribera diventa caravaggesco a Roma e non a Napoli, dove poi si reca, e dà un'interpretazione più cruda, estremizza i personaggi popolani che il Caravaggio aveva fatto protagonisti, diventano ancor più, isolandoli, come vediamo in questi due casi, uno per la, uno dei cinque sensi, il gusto, e l'altro il vecchio mendicante della Galleria Borghese, e vediamo come i collezionisti sono determinanti. Giustiniani, Mancini non riesce ad avere molti dipinti, ma sono le grandi figure collezionisti che concorreranno all'affermarsi del caravaggismo. I cinque caravaggeschi, secondo Mancini, sono, abbiamo detto, Bartolomeo Manfredi, vediamo Cecco del Caravaggio, Ribera, e Ribera è molto importante, Spadarino, di cui parleremo, e in parte Saraceni. La collezione Giustiniani, per restare nel tema del ruolo del collezionismo, la collezione Giustiniani è stata determinante, anche se Vincenzo e Benedetto Giustiniani favorivano i Veneti, amavano la pittura classicista, amavano i nordici, avevano i pittori genovesi, cioè era una collezione davvero, possiamo dire, policentrica. Eppure gli acquisti o le commissioni di quadri caravaggeschi, tra l'altro Sandrart, le opere che fa per Vincenzo Giustiniani sono caravaggesche, sono quantomeno fortemente chiaroscurate, hanno un'impronta di base caravaggesca, anche se siamo in anni più avanti. Cecco del Caravaggio è misterioso. Gianni Papi l'ha identificato con Francesco Boneri, pittore lombardo, questo è già un riferimento importante, ma ancora si sa molto poco. Non abbiamo termini cronologici, abbiamo però la cacciata dei mercanti dal Tempio, che è un'opera dinamica, drammatica, ma persino ironica nella rappresentazione dei personaggi. Guardate la figura prona caduta sotto la sferza di Cristo. L'illuminazione è una lettura fortemente teatrale, ma c'è anche questo gusto per la resa lenticolare della realtà, vedete gli oggetti. Cecco del Caravaggio non è uno specialista della natura morta, ma dà un contributo allo sviluppo della natura morta, probabilmente anche assimilando elementi nordici nell'approccio con la riproduzione degli oggetti. Più poetica è invece la lettura che dà Bartolomeo Cavarozzi, anche se pure lui ha un rapporto con il mondo nordico. Questo San Girolamo nello studio è un esempio di un'interpretazione tipica di quegli anni. Siamo nel secondo decennio, cioè nel momento in cui il caravaggismo si afferma, tra il 10 e il 15. Penso che però il 12 possa essere indicato come data determinante in cui è avvenuta la svolta. Spadarino è un pittore anche poetico. L'angelo custode di Rieti era stato addirittura attribuito al Caravaggio, è un'opera di sentimento, tra l'altro è anche in condizioni abbastanza buone dopo il restauro. Spadarino è tra i migliori interpreti della pittura caravaggesca e andrebbe, come dire, conosciuto meglio. Non è mai stata fatta, ad esempio, una mostra su Spadarino.
e vediamo sia nei temi mitologici sia nei temi sacri un'interpretazione della luce particolare. Lui tiene conto anche di elementi classicistici, ma quell'angelo con i piedi incrociati, quel bambino che viene trattenuto, interpretano profondamente i personaggi del Caravaggio e non solo una imitazione stilistica. Il numero dei caravaggeschi aumenta vertiginosamente grazie alla presenza di pittori stranieri. Io non vi ho risparmiato l'elenco delle presenze dei pittori stranieri a Roma come quelli di tanti pittori, perché sarebbe un elenco lungo, un po' arido. Ma la cosa interessante è che naturalmente a partire dal 1600 Roma richiama un numero di artisti, pittori, scultori, architetti, decoratori, per i motivi più vari. C'è il giubileo, c'è un grande fervore di attività, c'è la possibilità di avere lavoro, di inserirsi, seppur in un contesto complesso. Bene, Simon Vouet, grazie alla scoperta della data, sul retro della tela 1617, quindi una data abbastanza precoce, ma non che accerta tra l'altro l'attribuzione a Vouet, è un interprete particolare, è più il soggetto che non un'adesione stilistica. Un elemento importante da cogliere è che Manfredi sa fare tutte e due, sceglie i personaggi di Caravaggio, ne riprende i soggetti e ne riprende anche lo stile. Altri pittori sono invece coloro che riprendono, cioè possiamo parlare di tutti quelli che hanno rappresentato una Buonaventura, ma non tutti sono caravaggeschi. È vero però che Simon Vouet segue la moda del tempo, e ormai nel 17 il caravaggismo è affermato, e non solo ne riprende il soggetto, ma ha un'adesione anche stilistica. Certo, più forte e potremmo dire anche più teatrale e poetico è Valentin. Nella cacciata dei mercanti dal Tempio, quindi stiamo parlando di francesi o di franco-fiamminghi, Nicolas Regnier, Niccolò Tournier, tra la metà del secondo decennio e la metà del terzo decennio si cimentano in varie interpretazioni. Tournier, in realtà, potremmo dire, è un interprete di alcuni soggetti che a volte però ha una lettura più sensibile dei temi caravaggeschi, non è questo il caso. Regnier è invece più esteriore, più mondano, per usare un termine semplificato. Tra i tanti, il più caravaggesco di tutti è sicuramente Valentin. In questo fervore, in questa ripresa poliedrica del caravaggismo, si innestano naturalmente i pittori dei Paesi Bassi. E Gerrit van Honthorst, Gerardo delle Notti, è tra i protagonisti, anche perché sarà lui a traghettare, il principale traghettatore del caravaggismo al nord. Rembrandt non sarebbe Rembrandt e non avrebbe conosciuto la luce caravaggesca senza Gerardo delle Notti. Alla fine del secondo decennio il caravaggismo arriva molto sugli altari. C'è una serie di pale d'altare, più o meno caravaggesche, che i grandi protagonisti del caravaggismo realizzano. Ma guardiamo il confronto. Il San Paolo al terzo cielo, visione di San Paolo del 17, ha un forte naturalismo, ma anche un impianto, potremmo dire, pre-barocco,
con questo cielo luminoso, variegato, eccetera, con queste cromie squillanti. Guardate invece quanto è caravaggesca la decollazione di San Giovanni Battista, realizzata per un'altra chiesa carmelitana, la prima, quella di Santa Maria della Vittoria, e l'altra di Santa Maria della Scala. E il quadro di Santa Maria della Scala è a lume di candela, quindi è un caravaggismo nordico. Caravaggio solo in tre casi inserisce la luce artificiale, non ha un ruolo funzionale nella lettura del dipinto. Non ama la luce artificiale come amano invece Cambiaso o i nordici. Gherardo delle Notti unisce questo inserto della luce artificiale nordica anche invece a un impianto compositivo e luministico fortemente caravaggesco. D'altra parte, se vediamo invece la pala, la grande pala dei Cappuccini di Albano Laziale, vediamo che il caravaggismo muta ancora una volta in classicismo. Gherardo delle Notti è un caravaggesco, certo, ma non possiamo catalogare un pittore soltanto in una categoria, perché lui stesso dimostra di essere un ambivalente, se vogliamo usare un termine semplificato. Forse meno ambivalente, pur essendo in parte caravaggesco, invece è Carlo Saraceni. Le pale che realizza per Santa Maria dell'Anima, ambiente nordico, è la Chiesa Nazionale Tedesca, ma ad essa facevano riferimento anche quelli provenienti dai Paesi Bassi. Il Miracolo di San Benno è un capolavoro straordinario che mostra quanto Saraceni, pur non rinunciando a un carattere fortemente veneto, invece aderisce allo spirito della pittura caravaggesca. I personaggi sono figure vere, non potremmo dire sono persone più che personaggi. La scena sì, ha un impianto teatrale con le pose ben impostate, ma è fatto per, come fa il Caravaggio, attirando lo spettatore dentro la scena, creando una comunicazione diretta, una declinazione diversa ma contemporanea in chiave drammatica, in questo senso, è data invece da Dirk van Buren, il quale realizza insieme al socio David De Anna forse il più grande ciclo caravaggesco in una cappella romana, vale a dire la Cappella della Passione in San Pietro in Montorio. Qui siamo proprio invece nella rilettura di un'opera del Caravaggio, la Deposizione di Cristo della Pinacoteca Vaticana, oggi la Pinacoteca Vaticana, un tempo in Santa Maria Verdicella, viene riletta, potremmo dire, in tono più drammatico addirittura di quello che fa il Caravaggio. C'è quindi un'acquisizione stilistica, ma anche, direi, un allineamento alla dimensione drammatica della pittura del Caravaggio. Il 24, 1624, determina una svolta. Per semplificare, anche indicare le linee di lettura che io ho messo insieme analizzando i vari elementi. Nel 1624 c'è una crisi alla Piana di San Luca. Antiveduto Grammatica era il principe dell'Accademia. C'è un grosso dissidio. L'Accademia di San Luca, possiamo dire, è caratterizzata negli anni da liti e da conflitti interni notevolissimi, anche se ha un ruolo vivace. Nel 1624, anche perché il Cardinal del Monte toglie la protezione a Grammatica, fa sì che venga eletto Simon Vouet come principe dell'Accademia. È il segno di una svolta. Simon Vouet ha avuto un passaggio
Caravaggesco, ma non è un caravaggesco, è un pittore fortemente orientato verso il classicismo e poi sarà figura determinante nel rapporto tra Roma e Parigi, almeno per quello che riguarda la pittura. Da un punto di vista istituzionale, il 1624 quindi segna una cesura. Ufficialmente il caravaggismo non è più considerato una corrente principale, ma non si spegne. E lo vediamo soprattutto attraverso la commissione a Serodine delle pale, purtroppo anche rovinate durante il bombardamento dell'ultima guerra mondiale, di cui però una si è ben conservata, l'elemosina di San Lorenzo, e l'altra commissione, la serie dei pali per la Basilica di San Pietro. Caroselli, Poussin sono vari grandi pittori. Vediamo a confronto due opere molto diverse. Valentin si cimenta, si confronta con Poussin in questo e non rinuncia al realismo e al naturalismo che aveva desunto dal Caravaggio. È uno, secondo me, dei più grandi tra i pittori caravaggeschi o comunque non italiani del primo Seicento. Ha questa fine sfortunata, muore giovane. E perché parlo anche di Valentin? Perché il 32, anno della morte di Valentin, segna anch'essa una cesura. La pala che egli realizza per San Pietro in Vaticano tiene conto di elementi classicisti, basta vedere anche l'impianto di queste figure, quella donna ammantata e il mondo antico che viene fatto rivivere. Pensiamo come Valentin riprenda e riproduca anche elementi classici, come peraltro aveva fatto Manfredi, era un elemento tipico che piaceva a molte collezionisti, l'inserto, la citazione classica, anche in questo mondo che amava più la figura inquadrata in modo diretto e ravvicinato. Serodine è più giovane, anche lui muore giovane, non si muove nella stessa linea, ma a mio avviso è colui che interpreta meglio il caravaggismo e colui che lo fa rivivere negli anni venti, quando ormai il caravaggismo sembra spegnersi rapidamente. Non solo l'umiltà delle figure, perché in realtà Serodine sceglie personaggi umili e nello scegliere personaggi umili li mostra in quell'illuminazione anche così mobile. Non è la luce terza, fissa di tanti come ad esempio quella di Saraceni. Ci sono ritratti, è un ticinese, ha una sensibilità particolare. Credo che sia lui l'ultimo vero interprete a cui poi anche Velázquez e Rembrandt attingeranno, come peraltro Gerardo delle Notti. E quindi tra il 30 e il 32, vediamo, quando parlavo di luce mobile e di interpretazione della figura umana. E lui, a mio avviso, il tramite di certi riflessi che vengono interpretati come caravaggeschi. Caravaggio guarda, Velázquez guarda Caravaggio il caravaggismo, ma non è un caravaggesco. E a mio avviso si conclude qui il momento forte del caravaggismo, ma poi si può discutere sugli sviluppi successivi, ma questo naturalmente può essere occasione di riflessione di altre occasioni e di altri studiosi. Grazie.